Come da tradizione, la giornata prefiera della Gamescom 2014 si apre con la conferenza Microsoft. Nessuno si aspettava ovviamente un evento denso di novità e contenuti quanto quello di Los Angeles, ma il colosso di Redmond è comunque riuscito a stupire in parte la sua platea con un annuncio veramente incredibile e con il reveal del gameplay di Quantum Break. La prima parte della conferenza, in ogni caso, è stata quasi tutta interamente dedicata alle produzioni esclusive già annunciate. Sono stati presentati anche tre bundle con FIFA, Sunset Overdrive e Call of Duty Advanced Warfare che nel periodo natalizio potrebbero fare la differenza e convincere i consumatori a comprare Xbox One. Al di là di questo, tutte le produzioni già annunciate sembrano molto convincenti. In testa troviamo ovviamente Forza Horizon 2, Racing Game Free Roaming che ci ha convinto e la Halo Collection, una vera e propria manna dal cielo per tutti i fan di Master Chief. Molto solido anche il reveal di Quantum Break, la nuova IP sviluppata da Remedy. Probabilmente qualcuno si aspettava qualcosa di diverso, mentre ci siamo trovati davanti un third person shooter con dinamiche tuttavia molto originali legate alla possibilità di influire sullo scorrere del tempo. Splendido il comparto stilistico per una produzione che si colloca immediatamente ai vertici della classifica delle più attese. Xbox One si rimette anche in carreggiata per quel che riguarda la distribuzione di produzioni indipendenti. Nel corso della conference qui a Colonia sono stati annunciati 4 titoli che arriveranno in esclusiva temporale su Xbox One. Fra i tanti citiamo l'eccezionale Super Hot e l'interessante Lovers in a Dangerous Space Time. L'annuncio bomba è stato però quello dell'arrivo in esclusiva console su Xbox One di Rise of the Tomb Raider, secondo capitolo del reboot operato da Square Enix dedicato alle avventure dell'archeologa più famosa del mondo dei videogiochi. Si tratta di un grosso colpo per Microsoft che sottolinea ancora una volta di più la voglia di lottare e recuperare il terreno perso sulla rivale. Nel complesso la conference è stata piacevole, forse un po' troppo lunga, ma solidissima, ricca di contenuti e con una notizia che ha lasciato sconvolto il mondo dei videogiochi.